Danilo, è un peccato aver perso questa partita perché eravate andati in vantaggio. Poi nella ripresa il mister ha detto avete preso due gol evitabilissimi. Cosa non ha funzionato sia sul gol di Falcinelli che su quello di Dio? Sì, è un vero peccato non aver portato via punti da questa partita. Niente, c'è da rammaricarsi sicuramente, c'è da ripartire subito. Cosa non è funzionato non lo so, però potevamo e dovevamo fare di più anche in inferiorità numerica, io penso. Niente, c'è poco da dire, dopo la sconfitta siamo un po' tutti giù di morale e vogliamo ripartire il prima possibile. Il mister da due gare è passato al 3-5-2, tu sei tornato protagonista. Come ti trovi in questo modulo sul centro-sinistra e se avete trovato giovamento, voi difensori, ma in generale come squadra, al netto degli errori di oggi? Sì, è un modulo che personalmente mi piace, perché il terzo di difesa è propriamente il mio ruolo. Ci troviamo bene, penso tutti, anche in fase difensiva abbiamo un uomo in più, giochiamo con più aggressione, sempre in avanti, sicuramente sono tanti lati positivi. Al di là comunque della sconfitta di oggi, dobbiamo ripartire dalla prestazione del primo tempo. Danilo, tu sei giovane ma conosci benissimo questa piazza, è un momento difficile, inutile girarci intorno. Avete provato questo nuovo modulo, come vi trovate? Qual è l'empatia con l'allenatore tra di voi? Perché comunque i tifosi sono molto delusi. Come si esce da questa situazione che è diventata complicata? Sì, basta poco per comunque ritrovarsi in una situazione del genere, come bastava magari un punto per dare continuità ai risultati. Niente, noi siamo bene insieme, non c'è assolutamente niente, siamo tutti col mister, ci troviamo bene sia a livello di modulo, di tutto. Sappiamo che la piazza pretende, perché pretendiamo tanto anche noi, ma come detto non ci nascondiamo, dobbiamo uscire da questa situazione il prima possibile. Da difensore, un giudizio a quello che è accaduto a Bellucci, forse come ha detto il mister è stato condizionato dal primo giallo al terzo minuto? Sì, sappiamo che Pepe l'ha già ammonito, ma sono situazioni che succedono purtroppo. Poi giocare con un uomo in meno è diventato più difficile, ma fa parte della gara, fa parte della partita. Siamo compattati, siamo passati a 4, un modulo che abbiamo fatto sempre, quindi non è... Devo avere magari più attenzione sulle situazioni, ma andiamo avanti. Grazie a voi.